Buongiorno a tutti, siamo quest'oggi qui con Mister Pala del Fossano. Mister, questa tua prima partita in panchina contro il Vado, vi hai visti sconfitti per 2-1, c'è stato però tanto gioco, la partita è stata positiva, ti chiedo se oggi c'è una buona base per ripartire qui in settimana e com'è andata questa tua prima gara in blues? Ma guarda, io sono arrivato da 2 giorni, credo. Oltretutto non conoscevo l'ambiente, sì, che è buono, grazie alla società. Però ho conosciuto anche una squadra di ottimi ragazzi, propositivi, vogliosi, che hanno voglia di imparare. Chiaramente siamo partiti forse meglio di loro. Siamo andati al tiro forse su palla inattiva, basta. Però siamo partiti bene, un po' più propositivi, un po' più aggressivi. Sul gol loro mi hanno commesso un errore di reparto, un tiro liberatorio sbagliato che ha fatto far volare Devono rimproverare, l'ho detto ai ragazzi, che dopo l'1-0 bisogna essere più squadra e aspettare un attimino perché l'1-2 è stato un po' micidiale. Con equilibrio, nel secondo tempo, la squadra è stata in equilibrio, potevi anche sbragare, no? Se concedevi tante ripartenze. Invece la squadra è stata ordinata molto di più nel secondo tempo. A me è preso forse una ripartenza sul 2-1, che è stato bravo il nostro portiere. Sono contento per il ragazzo giovane, Menino, perché aveva fatto degli errori, era un po' spaventato, e il portiere che per adesso abbiamo a disposizione, perché Cirillo è infortunato, ha dei problemi, invece è stato bravo, ha fatto quella bella parata, e dà coraggio a lui e dà coraggio a tutto il gruppo. Io sono più preoccupato quando magari fai un risultato occasionale, non condito da una buona prestazione, ti va bene il risultato, ma bisogna avere la capacità di analisi e capire che è stata un po' fortunosa la cosa, no? Mentre poi ci sono le partite come oggi dove magari meriti anche forse di pareggiare e ti gira male, in qualche episodio è stato bravo anche il loro portiere, però avevi contro anche e soprattutto negli offensivi loro dei giocatori bravi. Sono molto contento, c'è da modificare qualcosina, siamo stati poco ordinati nel possesso, però la squadra è propositiva, è andata al tiro, ha voglia, ha entusiasmo e ci vorrà un po' di pazienza. Okay. Però io sono molto contento dei ragazzi e dell'ambiente che ho trovato. Abbiamo cambiato sistema di gioco per, diciamo, sfruttare di più gli offensivi che abbiamo, che sono tanti, i tre quarti, le punte. Dobbiamo trovare un po' più di equilibrio difensivo nel 4-3-1-2, non 4-3-2-1. Un po' più di attenzione negli esterni bassi, perché se va uno deve fermarsi l'altro, un po' più di attacco e copertura nel reparto difensivo con i due centrali, che tante volte vanno a saltare insieme e scoprono c'è un po' di voragine nell'equidistanza. A centrocampo ci muoviamo ancora male, secondo me, anche se il play diventa fondamentale con questo sistema di gioco, che non devi giocare a servizio della squadra, non andare in giro per il campo. Poi per il resto davanti i tempi non sono ancora corretti, i tempi di smarcamento, i tempi di gioco, però abbiamo la fantasia dei giocatori, le qualità dei giocatori che possono determinare. Sono più preoccupato da metà in giù per un discorso più matematico e di concentrazione. Niente da metà in su, dove c'è fantasia e c'è qualità, andremo a migliorare un po' su. 4-3-1-2, quindi confermato anche di questa partita. E questo è il modulo su cui verterà poi la tattica, oppure preferirei anche A prescindere dal provare altro? sistema di gioco, noi abbiamo in rosa tanti offensivi, tanti tre quarti, quindi giocando un po' sempre, premetto che è importante fare dei risultati. Però analizzando un po' la rosa a disposizione e i tanti effettivi, è un peccato non essere, cercare di essere più propositivi. Però non dobbiamo prendere gol facili, diciamo, su errori nostri, sul primo e anche un po' sul secondo, anche se sul secondo ha fatto una bella giocata loro. Poi è stato bravo anche il loro portiere sulle posizioni, niente da dire, dobbiamo aumentare l'intensità. Però mi sembra che nel secondo tempo abbiamo fatto la partita noi come l'abbiamo fatta nel primo tempo. La squadra è stata brava a non scoraggiarsi dopo 2-0. Una squadra che non ha delle qualità, ok, sbraga. A me fa più paura certe partite che vinci, soprattutto quando sei inizio stagione, senza la convinzione di essere squadra, di essere propositivi, e ti va bene la casualità, che alcune prestazioni, anche se fa male perdere, come oggi, dove c'è la consapevolezza di aver fatto bene e di aver fatto degli errori. Okay, soprattutto in fase difensiva, però crea entusiasmo, crea propositività, crea energia positiva per poter essere più propositivi e più attenti in fase difensiva negli equilibri per la prossima volta o nel proseguire del campionato. Con questo, siccome non so, l'ho fatto pubblicamente, diciamo,
prendo l'occasione per ringraziare lo staff che mi ha preceduto e la società che, messo, che ha preso, ha fatto insomma, una buona squadra, leggermente da completare, soprattutto con le quote, però è stata messa insieme un buon organico per quello che è l'obiettivo del Fossano, che è e deve rimanere la salvezza e far crescere i giocatori e diventare squadra che non lo siamo.